a tutti, io sono Elena e bentornati in questo nuovissimo video. Come dicevo, mercoledì, questo sfondo è temporaneo, non lo vedrete più nei prossimi video. Allora, in quest'oggi ho deciso di farvi vedere dei libri di mia nonna che avrei sempre voluto leggere. Mentre lì vedete sfasciato perché li ho presi da lì tutti insieme. Comunque, vabbè, iniziamo subito con Sollevante di Michael Crichton. Ovviamente non c'è la sovraccoperta perché mia nonna le toglie, non lo so perché le danno fastidio. Comunque ho sempre sentito parlare di Sollevante, quindi siccome mia nonna ce l'ha, non so neanche quanto costi, cioè non posso dire niente perché mia nonna gli ha tolto la sovraccoperta e mia nonna adesso non c'è a casa, quindi neanche posso chiederglielo quanto costa e dove l'ha preso in realtà, perché vedo che è piuttosto vecchio, vecchiarello, questo che già vedete dentro com'è, eppure sono le pagine un po' ingiallite, quindi alla fine è un po' vecchiotto, probabilmente c'è ancora in commercio, non lo so se si vende ancora, però potete sempre controllare. Non so neanche, cioè non posso neanche leggere di cosa parla, perché effettivamente mia nonna che toglie sovraccoperte, quanto ti voglio bene nonna, non c'è. Comunque vabbè, sembra interessante in realtà, potrei pure sbagliarmi, è brutto, non lo so. Comunque se voi l'avete letto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se effettivamente lo devo leggere oppure no. Poi il prossimo libro è Misery di Stephen King, anche questo libro è piuttosto vecchiotto. Mia nonna l'ha pagato 7,22€ perché c'era il 15% di sconto e ovviamente questa edizione sono sicura che non c'è più in commercio, perché questo è pure molto vecchio, però Misery sono sicurissima che lo trovate ancora, c'è ancora sia nelle librerie sia online ovviamente. E devo dire però che mi piace di più la versione nuova di quella che c'è adesso piuttosto che questa, anche se in realtà non mi dispiace, questa copertina è molto bella e in realtà non mi piace neanche troppo la foto che c'è di Stephen King qua. Vabbè, ma lui Stephen King è brutto di suo, quindi vabbè, lasciamo perdere, lasciamo scorrere queste cose e passiamo avanti. Questo è un libro che volevo leggere da tantissimo, ne ho sentito parlare tanto e in realtà lo volevo comprare, devo dire, meno male che l'ho trovato qua, perché altrimenti avrei speso dei soldi per un libro che ho già, cioè. E sto parlando dell'Ombra del Vento di Carlos Ruiz Zafón, spero se dica così in spagnolo. E questa versione c'è ancora, questa versione qui c'è ancora, l'ho vista in libreria appunto perché lo volevo comprare, poi meno male che non avevo i soldi quel giorno e non l'ho preso. E mia nonna questo l'ha pagato 6,50€, però il prezzo di copertina è 13€, esattamente come lo trovate in libreria e forse online. Tutti questi libri li trovate anche un po' di meno. Comunque fatemi sapere anche di questi di Stephen King, fatemi sapere se li dovrei leggere, però credo che questi due li leggerò sicuramente. L'ultimo libro è Di chi è figlio Baby Brett di Henry Decker, anche questo libro abbastanza vecchiotto con le pagine un po' gialle. Questa volta mia nonna ha tenuto la sovraccoperta. Che novità! Allora, pensate un po', a 30.000 lire ha pagato questo libro mia nonna, 30.000 lire, quindi non so neanche quanto lire sono, 15€ penso, non lo so. Comunque cioè, adoro, cioè, da quando ero piccola che volevo leggere questo libro, poi da piccolina ovviamente non mi attirava moltissimo in realtà questo libro, né dalla trama né da nient'altro, però adesso effettivamente è lì che sta senza farmi niente a prendere la polvere, perché non leggerlo? Conoscete questo libro? Fatemi sapere nei commenti, perché come Sollevante in realtà non so cosa pensare. Boh, e sono lì senza far niente entrambi e quindi perché no? Perché non leggerli? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se avete letto questi libri, se me li consigliate oppure no. E niente, in realtà questo video è già finito, lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere il solito video, attivate la campanellina e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!